can't deny. You got evil eyes, and I don't know why. You gotta lie while you're passing me by. You pull out my chair. Your kind is not a prayer. I don't trust your words, 'cause when you stare in the mirror, your face is in there. Better move, 'cause you're wasting my time. Your bad crew kinda left you behind. You can fool me, so leave, because I never know. Come around, you don't make a sound. And just like a snake, your poison's deadly. And you don't walk, you crawl on the ground. But I know for sure there has to be more, because there is spine as it's grown. Grazie mille, buongiorno a tutti. Siamo qui per un incontro e per parlare di questo disco in uscita di Frances, mi hanno corretto prima il nome, e siamo qui con Frances in persona, che vedete qua di fronte a me, con Egidio Perduca e con Mauro Isetti, che insieme hanno avuto quest'idea e hanno prodotto questo disco. Beh, parliamone un po' un secondo di questo disco, che... Questo disco, faccio come quelli della pubblicità, ce l'abbiamo sul serio, il disco esiste. Allora, come nasce questa idea? Chi comincia? Ma magari inizio io, facciamo per così. Ragione anche di galanteria, l'unica signorina. Certo. Ma allora, l'idea in realtà è nata quasi un po' per sbaglio, per scherzo più che per sbaglio, ecco. Eravamo ospiti dai Brucia Baracche, che sono un gruppo di comici genovesi, e... questo genovese qua mi ha identificato con il genovese, e mi ha proposto di fare una traduzione di questo pezzo che io non conoscevo, e che è Ma se che penso. Allora ho detto va bene. I genovesi conoscono molto bene, infatti, tutta in dialetto genovese. Allora ci siamo messi lì, me la sono fatta spiegare parola per parola, e ho scoperto che oltre ad essere una canzone molto bella, era una canzone ricca di tradizione e di storia.
e quindi un lavoro di una certa, certo, di una certa importanza. E quindi la sera siamo arrivati con un po' di timore anche a presentare questo pezzo tradotto e abbiamo detto al massimo la buttiamo sul ridere, siamo a uno spettacolo, certo, di comici, c'era un paracadute. Esatto. E invece in realtà appunto non ha riso nessuno, anzi qualcuno si è anche commosso e quindi ci è sembrata una strada interessante. E abbiamo iniziato a fare una selezione di brani della tradizione musicale italiana e abbiamo che iniziato potevano essere rivisti in inglese, quindi riproposti, esatto, in riproposti in inglese. In inglese. Che tu parli italiano benissimo, ma quindi sei il genovese e lui, tu non sei genovese, no, invece la tua matrice, no, italiana da dove viene? Io allora ho una mamma vercellese. Ah, quindi non molto lontano. Sì, che però lei è cresciuta a Torino, io sono cresciuta a Torino, dall'età di 3 anni, quindi all'ombra della Mole. Esatto, sì, sì. Mentre invece la parte anglo viene, quindi è paterna. Ma mio padre è giamaicano. Caspita. E loro si sono incontrati a New York, dove io sono nata. Ecco, quindi abbiamo l'importante è avere delle coordinate GPS precise. Benissimo. Invece, ecco, a questo punto faccio una piccola divagazione. Tu eri conscio in quanto genovese della responsabilità di mettere quello che è un inno in realtà, di mettere in inglese e di quindi renderlo però internazionale, perché in fondo ma sai che penso è proprio questo inno con dentro il tema dell'emigrazione, esatto, che va tanto intanto un tema tanto caldo di questi tempi e fa bene ricordare ogni tanto che gli emigrati siamo stati anche noi, no? E quasi più che nella parte anglo-americana i genovesi erano in quella spagnola, però insomma hai affrontato, ti sei preso una bella gatta da pelare, come si vuol dire. Ma allora sinceramente io avevo già, conoscendo molto bene Francis, che è Francesca, comunque il suo nome è Francesca. Adesso aboliamo queste varianti, sì, che ci escono, se in tre lo diciamo in tre modi diversi non è buono. Chiamiamola Francesca, che cioè, beh, a Torino, è il mio nome, a Torino, è il mio mica nome, direi. Ecco. Cioè, conoscendola, Francesca. Conoscendola molto bene, io, cioè lei è molto, molto soul quando canta, è molto calda. Io avevo già in mente il suono della sua voce su un brano come Ma se che penso, che comunque è un brano, è quasi un blues, Ma se che penso, cioè per le tematiche, il distacco, ed ero convinto che lei l'avrebbe interpretato benissimo. Infatti mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto, ci abbiamo provato in studio, ti ricordi? Abbiamo provato in studio, proviamo a buttarla lì. A me mi è scesa la lacrimuccia. Cioè, sì, tanto nella musica c'è di bello questo, a prescindere dai generi, quando una cosa funziona, esatto, cioè, esatto, tiratevi delle orecchie, esatto, cioè, esatto, funziona. Poi ci può essere tutti i rimandi, le note, le cose, ma quando funziona, se c'è l'orripilazione, esatto, dire, sì, sì, viene sì, la pelle d'oca, vuol dire che è andata bene. Esatto, cioè il brano aveva quel pathos, quell'intensità che ha un brano come Ma se che penso, che è un brano che io, essendo genovese, lo sento in una maniera incredibile e lo ritengo uno dei brani sia, cioè, di commissione tra proprio la musica e il testo, li trovo veramente fusi in una maniera incredibile. E questo risultato qua è venuto fuori anche con la lingua inglese. Sicuramente. Quindi questo Ma se che penso, secondo me, ha proprio lo scopo proprio di partire da Genova e andare a dare questo messaggio all'estero, no? Nei paesi dove nel 1928 la gente è partita, è andata in Sud America, in Nord America, e quelli che sono arrivati là, comunque ai giorni d'oggi, se tu, certo, li fai ascoltare, certo, il Ma se che penso, a lei è partito senza una palanca, hanno non lo qualche capiscono. Problema, esatto, di traduzione, sì, invece, certo. Dillo tu. He left with nothing in his hands. Allora, una frase così già, certo, subito li colpisce. E questa comunque è l'idea generale a cui era partito, da cui è partito il Ma se che penso e poi comunque tutto il progetto. Ti sei tornato disco, dietro tutto il, progetto. Tutto il progetto. Tu hai arrangiato i pezzi? In realtà
Lo abbiamo, perché sì. Tu non sei genovese, non canti qualcosa per esclusione, devi essere colpevole di qualcosa. In realtà uno degli aspetti che rende efficace il lavoro di questa squadra è proprio il lavoro di squadra. Sembra banale dirlo, ma in realtà poi... Tu però suoni le chitarre normalmente. No, in realtà suono vari strumenti, come peraltro anche Mauro, perché è sempre stato... un elemento di coesione, di interesse comune, la musica a 360 gradi, quindi più che il chitarrista, il bassista, abbiamo sempre coltivato interessi in ambito musicale generale, i nostri strumenti poi di predilezione sono quelli, però lavoriamo molto sugli arrangiamenti anche appunto per orchestra eccetera, e abbiamo proprio messo mano a questo brano tra le altre cose perché già nella scrittura di base del brano, quindi nella struttura armonica, ha tantissimi elementi estremamente interessanti e che stimolano tanto i musicisti e gli arrangiatori a costruirci sopra una qualcosa di più importante. Ecco, quindi è veramente una canzone scritta bene dalla base, dalla melodia. Con origine quasi melodrammatica, no? C'ha alcuni punti in cui quando arriva la figura del figlio, che è odioso questo figlio, che sei vecchio, sei tu al padre, gli dice che sarà che io mi immedesimo nei vecchi, ma... E lì sotto c'è, effettivamente c'è strofa inciso e c'è questo momento che sembra tratto da un'opera lirica. Sì, no? Sì, con questo... Che dice... Sì, con questa strofa che è quasi un recitativo, certo. Che noi infatti abbiamo abbastanza trattato così, svuotandola, lasciando molto spazio alla narrazione, all'interpretazione libera, per arrivare poi al lancio del ritornello estremamente melodico, aperto ed evocativo. È quasi un inno, è quello assolutamente, veramente ti aspetti di cantarlo in coro, è quello che caratterizza proprio questo, l'apertura del Massacro. Bisogna dire che nella tradizione culturale italiana, regionale, ci sono tantissime belle canzoni legate alle esperienze proprio del popolo, della storia, della cultura, ma questo brano in effetti è uno dei più belli secondo me, per vari motivi. Tu di dove sei? Adesso faccio l'inchiesta. Io abito a Tortona, Tortona. Dice Beling, quindi a furia di stare ci sono quelli che vengono e gli viene quella faccia un po' così, dice Paolo Conte, quelli che vengono. Ma i tortonesi di tradizione vengono scambiati o per piacentini o per genovesi, non si capisce bene, abbiamo questo crisi di identità. Siamo in ma io zona... un caro amico tortonese che lo dice anche lui, quindi deve essere vero. Sì. Grazie mille. He left with nothing in his hands. It's been 3 decades, maybe more. He fought to put money in the bank, so maybe one day he will return. And someday the house with a garden so green and a cellar for the wine, and close his eyes under the tree. Evening and morning he'll be there. Forget about it, his son replied. Why should you want to go now? If I think home, there will be the sea. I see the mountains right in front of me. I can see it again, and from my eternity, I see the lighthouse shining upon me. And when it's dark, I see the lights of home. I see the blue sea.
Punto, io inforco gli occhiali, ma non per darmi un contegno, perché sennò non ci vedo, e visitiamolo un po', questo. Siamo partiti con col pezzo che ha fatto nascere l'idea, in realtà. Poi, dietro a Masseghe Penso, è arrivato il CD, cioè ci sono questa serie, sono 10 pezzi in realtà, 9 in quanto uno è ripetuto, e intanto è proprio il pezzo d'apertura che è quello ripetuto, che è il celeberrimo per quelli della mia generazione, ma ancora per molti, Guarda che luna. Fu uno dei primi 45 giri che in Italia superò il milione di copie, che è una cosa straordinaria. Stiamo parlando di un artista che è morto nel 60, quindi eravamo proprio fine anni 50. L'artista era Fred Buscaglione, che era un artista e un personaggio, era una specie di Blues Brother ante litteram, no? All'epoca giocava ironicamente sul suo personaggio donnaiolo, si ispirava o il whisky facile, faceva queste canzoni che erano. E poi morì tragicamente a soli 39 anni nel centro di Roma, su una Thunderbird rosa, che è un sistema per entrare nel paradiso degli artisti che credo che ti lasci, ti fanno entrare sicuramente se finisci così.
diventa Don't Want the Moonlight. In realtà questa, perché questi vi faccio un'indiscrezione, Francesca in italiano ha curato la traduzione in inglese praticamente di tutti i pezzi. In realtà questo no, perché ne esisteva già una traduzione. Esatto, sì. Però la musicalità è molto interessante questo pezzo, perché è in due versioni, la prima e l'ultima. L'ultima è praticamente acustica. Quindi, quanto di più lontano dalla versione di Fred Buscaglione, che la faceva in realtà con una mini jazz band, con una combo, lui aveva 6-7 sì, elementi sì, e tendeva a quella. La prima, invece, caratterizza un po' come suoni quello che poi ritroveremo parecchie volte nell'album, una curiosa sonorità tra il minimalismo e la ricerca, non so come dire, la musica elettronica. Ci sono delle chi me ne parla di questo? Perché è una cosa curiosa, no? Forse Mauro, parlo io. Sì. Vai. Scuso me. No, questo qui è proprio il sound che abbiamo dato comunque in questo progetto e comunque anche nel disco precedente. È un sound che è crossover tra l'elettronica, ci sono comunque molti strumenti anche acustici, quindi la ricerca sul sound oggi secondo noi è fondamentale, cioè dare comunque una caratteristica di suono al progetto. Cioè, proprio una riconoscibilità. Esatto. Senti, ovviamente, quindi mi ricongiungo poi all'ultima versione, noi poi quando andiamo a fare i concerti dal vivo proponiamo anche delle versioni acustiche, perché comunque ci piace tantissimo suonare in acustico, perché ti dà delle opportunità espressive come quelle delle dinamiche, di suonare pianissimo, fortissima, cosa che se tu vai a fare con gli strumenti elettrici ti avvicini, diciamo, di più al mondo del pop di adesso, che però ha dei limiti, che sono quelli di poca dinamica, di suonare tutto forte, eccetera. In termini classici si direbbe che esiste solo il fortissimo. No? Esatto, ma è così. Purtroppo questo qui è un grossissimo limite della musica leggera di oggi, perché il piano è considerato da pochi strumenti. Cioè, quando senti un piano vuol dire che c'è una batteria, un basso e una chitarra pulita che arpeggia. Comunque il volume è altissimo. Entra una chitarra distorta, un sintetizzatore che ha tutto lo stesso volume, però quello è considerato forte. E queste sono, secondo me, un deficit espressivo della musica. Ma diventa anche un deficit delle orecchie di chi ascolta, esatto. Perché poi si dà, come si dice, si dà scuola, no? Voglio dire, quando appiattisci l'ascolto in questi termini qua, che poi sono di volume, non di espressione, per sintetizzare molto. Poi rischi di non essere, che quello che proponi può non essere gradito perché suona strano, certo, all'orecchio. Invece sì, andrebbe rieducato l'ascoltatore alla compressione del però suono. Però c'è un problema, sì, però c'è anche un problema, è un problema sociale questo. Io faccio proprio l'esempio di ieri sera, che tornavo a casa con mia moglie e i miei figli, e c'era mia moglie in macchina e mia moglie ascoltava Rai 3, no? E c'era un concerto classico. Io le ho detto, non si riesce ad ascoltare, perché in macchina i pianissimi si perdono tutti. Quindi una Rolls, sì, esatto, esatto. Sì. Quindi, cioè, anche questo genere di musica che ascoltiamo comunque oggi è anche dovuto al fatto che abbiamo un rumore di fondo nella vita. Deve essere fruibile. Esatto, da ragazzino in autobus con le cuffiette che deve sentire tutta bomba. Torniamo alla mia generazione invece aveva gli altoparlanti all'altezza delle ginocchia e si sentiva solo buh, 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 non è propriamente. Comunque torniamo che poi iniziamo. Stiamo divagando. È veramente. Allora, quindi dicevamo della versione quella elettronica e quella acustica, perché quella lavorando verrà riproposta più spesso dal vivo, si suppone. Esatto, dal vivo, quando abbiamo la fortuna di suonare in strutture dove c'è un pubblico che fa silenzio, per esempio, perché fa silenzio, perché non è una cosa scontata, no. Allora riusciamo a esprimerci al meglio con versione acustica come quella che abbiamo comunque registrato, abbiamo fatto ieri qui al Carlo Felice, certo, con l'orchestra d'archi, che è molto simile a quella è una versione fatta col quartetto d'archi e il pianoforte, mentre qui abbiamo proposto invece una versione. C'era un gruppo un po' più ricco, quello di ieri era un gruppo sì, un po' sì, più ricco. Sì, era una piccola orchestra d'archi. Stato, sì, leggermente, però erano molte di più. Oh.
want the moonlight, don't want the starlight, don't want to hear the song they play that's hurting tonight. I'm sad and lonely, long for your only, for you're the only one who knows how to console my. If you could hear me, you'd hurry near me, you'd give me all the love I need to really cheer me. What good is moonlight up above me now with no one here to love me? Don't want the moonlight, just want your love light. Microfoni spenti, facciamo questi gossip. Parlavamo del termine cover che viene dato spesso alle canzoni. Semplicemente poi cover in realtà significa copia, diciamo, significa una. Nei nostri anni 60 e 70 io ricordavo dall'alto della mia verde età che era venuta un'accezione un po' dispregiativa perché molti cantanti italiani presentavano, e ci sono gruppi come i Nomadi che ci sono andati avanti per una vita, venivano fuori delle cose che non c'era globalizzazione, erano di grandi artisti stranieri e venivano presentati, ma tuttora ogni tanto si scopre, che ne so, Scende la pioggia di Morandi, o sono delle cover, esistevano già prima. A chi di Fausto Leali, che sembra proprio un blues italiano, invece niente, veniva da oltreoceano. Qui invece poi, voglio dire, qui il concetto è un po' più invece quello dello standard del jazz, forse, cioè di appropriarsi di qualche cosa che già esiste, che è bello, che ufficialmente è piaciuto molto, per avere la soddisfazione di riproporlo in prima persona, giusto? Qui mi sembra che il meccanismo sia più questo. Sì, sì, ma infatti quello che era la mia intenzione era di prendere, attingere dal passato e dalle cose belle che ci sono qua in Italia e ripresentarle dal mio punto di vista e quindi facendole diventare mie e vivendole sulla mia pelle, con le mie orecchie, la mia voce, che sono comunque sicuramente state influenzate da tutta la musica che io ho ascoltato da piccola, quella che c'era in casa mia, che quindi era anche lì, c'era la cultura di mio padre, la cultura di mia madre. Un oceano di mezzo e due, esatto, musiche dalle rispettive sponde. Esatto, quindi mi sono trovata in mezzo a queste sonorità
E ho cercato innanzitutto di, sì. Era roba che ti piaceva, era roba e in secondo piaceva. Ordine roba che adatta alle sì, tue corde. Sì, sì, assolutamente, sì, adatta alle mie corde e anche alla traduzione, perché oltretutto... Non dimentichiamo che c'è sì. questo lavoro di paroliere dietro. Esatto, anche. Perché ci sono, cioè mi sono venuti in mente un sacco di brani, però secondo me ci sono delle cose... Funzionano solo in italiano, dici? Sì. Ma perché la traduzione comunque è un po' una croce mia. Cioè io vorrei trasferire delle cose che secondo me sono intraducibili, cioè rimangono intraducibili e devo farmene una ragione. Insieme alla lingua è importante che passi anche l'emozione di quello esatto, che dici, esatto, perché se passa cioè, solo la traduzione perché ogni parola in realtà funzioni, sì, invece. Ogni parola è ricca di il significato di una parola è ricca di cultura. Cioè, se io dico a mio padre, gli dico femmina, è diverso che femmina. Certo. È tutta un'altra cosa e c'è bisogno di un bagaglio culturale per capire e sentire esatto, devi sapere che per cosa capirla quella parola e quindi ci sono delle cose che non passano e quindi la selezione dei brani è passata attraverso tutte queste quello fasi. Quello che mi incuriosisce di più di tutto l'album in realtà sì. quello che sembrerebbe l'impresa più difficile è proprio il secondo album che è Vacanze Romane, mm-hmm. pezzo storico Mattia Bazar, sì. che nasceva già sufficientemente elettronico di partenza, cioè era molto caratterizzato dalla sonorità e molto caratterizzato dalla voce, no? Quindi è per giunta anche molto italiano, se vogliamo, sì. perché era questo deve essere stato un'impresona, perché ci si va a confrontare non con qualche cosa da spostare come sonoro, ma che aveva già una sua sonorità, un suo suono molto tipico, molto, e molto elettronico anche per quello. Chi è stato a agire su Vacanze? Ma sempre di comune accordo e comunque è stato più facile di quello che sembra, ma per due buoni motivi. Primo perché per grande rispetto della cantante originale, che oltre a essere una cantante è una di quelle che in Italia chiamiamo la cantante, cioè voce quelle che canta strepitosa, non ci si è accostati assolutamente con l'intenzione di scimmiottare detto, non era questo assolutamente, quindi è stata rielaborata sulla base delle caratteristiche vocali di Francesca, che sono ovviamente estremamente differenti, e poi perché l'arrangiamento degli anni 80, il brano degli anni 80 è vero, era estremamente elettronico. Sanremo 83, credo. Sì, infatti, ma non vinse, con, no, l'avrebbe meritato, vinse Tiziana Rivale. Già allora era comunque un approccio molto coraggioso, già per allora, però la natura dei suoni rispetto a come si gestiscono gli arrangiamenti oggi era comunque già diversa, per cui lo abbiamo dapprima smontato completamente, abbiamo tenuto degli elementi dell'arrangiamento, alcune parti che ci sembravano creassero coesione tra diciamo il modo degli anche anni elementi 80. Caratterizzanti, cioè pezzi di arrangiamento che diventano la canzone, esatto. No? In certi casi. E rielaborandoli sulla base delle sonorità della musica che ormai è quella di Francis, perché non dimentichiamo che c'è comunque un album prima di questo di inediti che si chiama Apnea che è stato costruito proprio con un lavoro alla vecchia. A noi piace come produttori lavorare alla vecchia, cioè quando noi abbiamo conosciuto Francesca circa 6 anni fa l'abbiamo messa in sala di ripresa e l'abbiamo detto segregata. Facci sentire chiusa con un come si faceva una volta, abbiamo detto facci sentire quali sono i tuoi mondi, abbiamo schiacciato rec e siamo stati lì a aspettare e quando questo è successo lei poi è andata via e forse non ci siamo visti anche per qualche mese, sì, perché era la prima volta che non ci vedevamo. Non mi hanno chiamato più, devo essere andata male. No, ma in realtà male, noi l'abbiamo cercata. Era lei che non si è fatta. Che se con presa quei un due po me comoda. Ne guardo bene dal lavorare. Se l'è presa un po' comoda e noi abbiamo analizzato questi, erano brandelli di cose che le passavano per la testa in quel momento e ci ha proprio trasferito un mondo sonoro che abbiamo cominciato dall'astrazione della nostra mente a costruire sotto forma di suoni, accordi, sono nati i primi brani e quindi questo approccio lentamente naturalmente perché non tutti poi le proposte che noi le abbiamo fatte e le facciamo che lei fa a noi finiscono sempre a compimento, però lentamente si è cercato di creare un mondo che fosse quello di questo artista e di nessun altro. È un lavoro un po' più lungo
lungo rispetto a quello che oggi normalmente in produzione si tende a fare, cioè un po' più, uso un termine un po' antipatico, ma è così, un po' a catena di montaggio. Però secondo noi si matura poi quella che deve essere, la maturazione anche nel mondo della natura richiede un tempo, si arriva poi a dei risultati che tendono a essere molto caratterizzanti. Questo è stato un po' il nostro approccio, e anche su questo disco abbiamo lavorato così, dalla scelta dei brani, che ha visto una prima rosa molto ampia, e poi piano piano si è scartato, ma non per questioni di valori di merito, quanto perché certi brani che magari lì per lì lei si sentiva suoi, provati, arrangiati, non li ha più sentiti così nelle sue corde, e viceversa. Quindi un grosso lavoro di prova, di preparazione. Silver and gold and shiny tea house.
Grazie. Dopo Vacanze Romane e Attenti al Lupo, attribuito di solito, o meglio, portato al successo da Lucio Dalla, in realtà è di Ronne, di Rosalino, sì, Cellammare, credo il brano, che è canzone italiana un po' retro già quando è uscita, fra l'altro, no? Portata sì. Proprio a... Questo ti piaceva? Era... Ma sì, Attenti al Lupo ha una sonorità, la ritmica forse, che... per qualche motivo ho riconosciuto come qualcosa che potesse far parte del mio repertorio. Ovviamente rielaborata e riadattata, però sì, forse anche la leggerezza. Beh, quasi tutta in levare, forse ti ricordavi il reggae, infatti, no? Forse c'era. Già nasce già tutta in levare, no? Forse come... c'è anche questo, sì, infatti, è la ritmica, infatti, di Attenti al Lupo che mi sentivo mia. Semplicemente. Un successo invece commerciale strepitoso, direi assolutamente. There's a little lady over here. She's got two white eyes just to see. Yeah. And so we're making love and I get now. It's always pretty late to make some work. With a tiny hat upon his head, he's got one big dream to fulfill. The more he thinks, oh, he can't wait until. Honey, there's no need to worry, because love is like a chain, and eventually brings some pain. Look at me, how good I feel, even if I'm in the woods. With a little help from God, always look out for the wolves. Attenti al lupo, attenti al lupo. Everywhere, ooh, ooh, and a tiny little Swiss interval here. Summer is here once again, my love. Oh, and now we're making love, you're lying down with the noisy crickets all around. Ooh, even now, our love is more like this, but it's so big that it feels. The more you think so, you can wait until I, yeah. When there's no need to worry, because love is like a chain, and eventually brings some pain. Look at me, how good I feel, living in from the woods. With a little help from God, always look out for the world. Think y'all know, boy. Think y'all know, boy. Living together. Grazie.
Questo è un brano nostro che si chiama The Show Must Go Wrong. Stumbling blackout, whispering and shout, spotlight and perfection on the stage is loving with no rage. So go big or go home. Freezing and walking on ice, I begin to believe it. Fortune that brings the end. Forget your lines, unwind. Once more, move affects the cause, juggling my flows. No, I cannot go home now. Freezing and walking on ice, I will never control emotion that wins the end. What Woman Never Say, questa è proprio una traduzione letterale invece, perché esatto. Siamo a quello che le donne non dicono, mm-hmm. Grande pezzo di Ruggeri portato al successo da Fiorella Mannoia. Beh, questa è una gran bella canzone, semplicemente, sì. Giusto? Sì, esatto. Quindi non richiede molte spiegazioni, è proprio bella. Il testo è stato mantenuto nella, sì, sì, nei limiti del possibile. Sì, nei limiti del possibile, ma letterale. Appunto come in tutti, io ci tenevo proprio, ma verso per verso, a mantenere sia il suono e le vocali, magari la fine del verso,
come si chiude e anche il significato. E quindi tra l'altro sentendoti almeno parlare ma anche cantare, in termini tecnici tu ovviamente non sei un soprano, si direbbe un mezzo soprano, sono se non bella, un contralto, mi sembra una voce decisamente, anche se ha una voce estremamente poliedrica, cioè una serie, per cui in questo c'è una parentela con Fiorella Mannoia in realtà, che anche lei predilige le frequenze basse. Questo brano qua è, se vedi, è l'unico brano cover col titolo in inglese. Sì, vero. Gli altri, cioè, sono Il cielo in una stanza, English version, sì, eccetera. Esatto. E il motivo è che sia Enrico sia Luigi, Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, che sono i primi firmatari, hanno voluto che noi firmassimo il brano. Grande correttezza, cioè, molto bello, grandissima correttezza. È diventato cortesia. Un nuovo brano. È diventato un nuovo con brano. Un deposito nuovo. Sì, sì, sono stati estremamente corretti. E gli è piaciuto talmente tanto che niente. Cioè, ci hanno proposto questa cosa qua e ho detto, ragazzi, grazie. Grazie. Ma perché sono musicisti della vecchia scuola? Secondo me, poi tant'è se posso, tiro l'acqua al mio mulino. Oh,
Passione, English version, quindi in questo caso invece. Allora, Passione non l'avete firmata, porta la firma. È Neffa quello che l'ha portata al successo, ma è anche sua, porta la sua firma. È tutta sua. Sì, è tutta sua completamente. Questo è un brano che era la colonna sonora di Saturno Contro. Del 2007-2008. Eh sì, è uno Ospetec, giusto? Saturno. Sì, Ospetec, sì. E mi ricordo, perché io ho lavorato con Giovanni Pellino, che sarebbe Neffa. Sì. Mi ricordo quando stava scrivendo questi nomi. E chi è Neffa? Giovanni Pellino, in arte Neffa. E era molto contento di fare questa colonna sonora. E mi ricordo che ci stava lavorando e poi è stato quasi... Quando ne abbiamo parlato di fare sto brano, anche se diciamo, tra i brani sì, così, poi, almeno diciamo almeno nazionale almeno, popolare. Sì, ecco. Non è un brano facile, tra sì, l'altro, effettivamente. Però è un brano sulle corde di Francesca, perfetto. Ecco, insomma, quindi. Le corde di Francesca stanno diventando multicorde, un'arpa Francesca in realtà. Even though this world doesn't really care, even if we're tied, chains are holding us tight, just like flesh to be sacrificed. And springs wild lying in the sun until we're full. No, yeah.
Grazie. Stay downstairs, we're gonna turn laws of gravity. Hide while I'm outside there. I'll take care of everything. Lay there, honey, while I fight criminality. Out the window, never walk out the door. I can save you, got a slip personality. In my hand, I hold the fate of humanity. No moment in daylight. Fight, turn the sky. At night, I gotta keep an innocence and reality. On your mark, get ready, set, go. Go! Faces coming thunder, power is great responsibility. Go! Before we all go on, no worries. It's a pleasure for me. It's a pleasure. It's a pleasure for me. Falling in the depths of insanity, paralyzed in front of Mother Nature's brutality. Future plans, my super sight. Chance is human script. I'm not racing against an avoidable casualty. On your mark, get ready, set, go. Go! Faces calling thunder, powers great responsibility. Go! Before we are. For me. So allow me a heroic verse. Oh, my gift, it is my worst curse. Here I come to save the day. Evil thrives, but not today. Rest me lessons of a tragedy. In my head I hear the voices of agony. Chains holding me down and quakes open and shake the ground. I would like to break the sky and fly into the galaxy. On your mark, get ready, set, go. Go! Sense of storm and thunder. Powers, great responsibility. Go! Before we are. In a vortex of fantasy, never-ending journey in a world of mortality. Invece, e adesso mi rivolgo al genovese perché ritorniamo a quella che non si può nemmeno definire una vecchia gloria genovese perché continua tranquillamente, l'ho incontrato anche di recente, Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Qui siamo in un'operazione quasi simile, ma se che penso, perché ci andiamo a confrontare con qualche cosa che non è diventato un evergreen, lo è a tutti gli effetti, già da molto tempo, ne esistono versioni cantate, questa già è stata cantata fra l'altro da illustri non Gino Paoli, cioè una per tutti, Ornella Vanoni, ma poi è già uscita. E lì è un'altra bella. Però bella la versione in inglese non c'è. Già, certo. Però la versione in inglese non c'è. Abbiamo il paroliere qua. Io conosco il paroliere. Abbiamo la paroliera qua. E anche questa è stata una grandissima sfida. Però con le nostre sonorità, dal punto di vista dell'arrangiamento, non è stato un grossissimo, devo essere sincero, un grossissimo lavoro.
perché abbiamo basato tutto su atmosfere eteree, come è il brano. Tra l'altro ha talmente una melodia bella, esatto, che si rischia solo di rovinare qualcosa, esatto, poi se uno interviene troppo. Ma no? Quello è la difficoltà del nostro lavoro, di non andare mai oltre, mai andare oltre, lasciare tutto molto... La melodia deve rimanere sempre davanti a tutto. No, ci ha fatto molto piacere, perché noi poi in questo disco qua, adesso parlo da discografico, perché con tutte le difficoltà che poi ci sono dietro, no? Perché non basta poi scrivere i brani, arrangiarli e buttare sul mercato, ci sono tutte le varie difficoltà di fare in modo che si possa fare questo tipo di operazione, ovvero quando tu vai a mettere le mani su un brano già fatto e finito, edito e tutto, se tu vai a cambiare per esempio il testo o la melodia, hai bisogno del via libera di quelli che si chiamano gli aventi diritto. Allora, gli aventi diritto ovviamente... depositato da parecchio. Esatto, gli aventi diritto in questo caso era Gino Paoli, e comunque è un lavoro che abbiamo dovuto fare... Paoli fra l'altro è pure il presidente della SIA, cioè esatto, una complicazione uno stuolo di avvocati te li manda proprio esatto, a casa. Esatto, no. E quindi... Sto scherzando, Gino. E quindi abbiamo dovuto comunque, prima per cortesia abbiamo contattato tutti i vari autori, gli autori, perché gli aventi diritto sono sia l'autore, il paroliere che ha scritto la musica, sia l'editore. In qualche caso gli arrangiatori. Cioè, è una cosa... Celso Valli che è una varietà, è solo un arrangiatore ma possiede i diritti di un sacco di roba. Quindi è una cosa complessa. Comunque per correttezza noi abbiamo... cercato di contattare gli autori e siamo arrivati a Gino Paoli, l'abbiamo fatta sentire e gli è piaciuta tantissimo. Per noi questo è stato... Questa è anche una cosa molto bella. Esatto, pare, no? sono quelle soddisfazioni... È una gratificazione al di là del disco dei soldi. Esatto, sono soddisfazioni grossissime queste. Comunque l'autore ti dice bella questa versione, sono... Ma infatti, se posso aggiungere, siamo stati contenti un po' perché in generale sono state apprezzate queste rielaborazioni e diciamo nelle mail che ci sono arrivate più di uno nell'apprezzamento ha sottolineato il fatto che notava un lavoro di reale rielaborazione volontario che può piacere o no. Ad esempio, senza dire il nome, uno degli autori originali ci ha detto che la versione che abbiamo fatto era così lontana dall'originale che lui da arrivare quasi a non piacergli, ma per questo motivo gli piaceva. Esatto. Persona problematica, diciamo. No, beh, però in questo ragionamento, secondo me, vista la volontà di partenza nostra, certo, di lavorare in questo modo, diventa una medaglia in realtà, nel senso che io ho lavorato una tanto conferma, bene che una sì, così una conferma gradita, no, molto gradita, che... sì. Darling, when you are here with me in this room, I see the walls are turning into never-ending trees, and when you're standing here by my side, this purple ceiling disappears. Yes, it's gone somehow. I see the sky above us. Now we are staying here, left to our worst selves, like if no there was nothing else. Nothing is left in this world. One little voice is now singing like a pipe organ, vibrating there for us.
Oh, il quinto pezzo invece non dà problemi perché gli autori sono contemporanei, perché direi che sia un inedito questo Goodfella, giusto? Ecco, quindi in questo caso non c'è stato, cioè, mancava un pezzo o volevate? No, è volontario. La cosa. È volontario, cioè, sì, voleva... perché comunque è un brano. No, parla tua. Goodfella, va, parla tu, sì. Goodfella, sì, sì. Ma sì, allora... sembra un brano pubblicitario dell'Italia all'estero, diciamo. Sì, sì, ma... leggermente. C'è forse un po' di questo aspetto. Ecco, è una canzone che ha che ho scritto metà in inglese e metà in italiano, cioè sono mischiate insieme. C'è una frase inizia in italiano, finisce in inglese. E mi sono un po' sfogata. Ecco. C'è un profumo di dezz'amore, non so, no, di quelle. Sì. Esatto, ci ho buttato tutti gli stereotipi di una cultura e un po' dell'altra. E io con questo brano volevo un po' spiegare e trasmettere i contrasti che fanno parte di me e anche la difficoltà di capire io in che lingua devo cantare. Ma già come ti chiami? Cioè, già come ti chiamo è un problema, problema. Ma poi appunto io mi chiamo, il mio nome è Francesca English, cioè questo è, ecco, anche già, cioè, questo è già spiega tutto, questo spiega strutturale tutto, diciamo, già, c'è un problema già di, cioè, ce l'hai all'anagrafe sto problema effettivamente. E quindi ecco questo pezzo, questo problema, sta fortuna, sì, cioè certo. Pensiamo, vediamo positivo, non è un problema chiaramente, però sì, sicuramente quando mi chiedono ma tu perché canti solo in inglese. Ecco, questo è una bella, ecco, sarebbe stata, sarebbe una, bella stata una bella domanda. Colgo l'occasione, come dicevano quelli di Tribuna, sì, Politica negli anni 60. Canti solo in inglese? Perché ma canti, sì, solo? Mi è venuta questa domanda. Perché ma canti solo in inglese? Interessante, grazie, non me l'ha mai fatta nessuno questa domanda. Sono originalissimo. Ma allora, io fino ad adesso mi è sempre venuto naturale scrivere in italiano, sì, in italiano, eccomi, cioè non ci capisco niente. In realtà scrive in tortonese, adesso vuoi, sarà una cosa. Mi è sempre venuto prossimo album naturale scrivere e cantare in inglese. E quando sogni, in che lingua sogni? Ma questo è un domandone. Perché quando ero piccola mi chiedevano sempre, te l'ho già fatta quando... io. Ah sì? Ecco. Eh sì, perché di solito dicono che la lingua principale è quella in cui sogni. Ma sai che non riesco a capirlo, non lo so, problema. È un problema, ma vabbè, forse... Ma non è grave, ma no, cioè non è grave, no, però non c'è... Ma così, no, per curiosità, per sì, sapere, sì. Di solito ma la prima ci saranno, lingua... Secondo me ci sono delle cose che io penso in inglese e delle cose che penso in italiano. Cioè, io ultimamente ho riconosciuto l'inglese come la lingua della mia parte più intima, forse. Anche perché l'inglese, almeno qua in Italia, mi dà una certa distanza. Comunque so che posso dire, ma anche per la natura della lingua proprio, io posso dire una parola in realtà senza dire niente. Certo. Cioè, riesci a... Cioè, è una, no, perché è l'inglese, un linguaggio mascherato. L'inglese, sì, in l'inglese... anche il sesso, no? Come genere, certo, femminile o maschile. Maschile e femminile non ce l'ha in realtà. In realtà io posso evitare di, sì, dirlo. Certo. Ci sono queste cose che mi permettono... Risolveresti un sacco problema al Presidente della Camera. Ecco, esatto. No, no. Queste cose qua l'inglese mi permette di farle. L'italiano è un po' più rigido. Eh no, esigente. L'italiano esigente, c'è esigente. Il maschile, c'è il femminile, esatto, le declinazioni, esatto. Le coniugazioni, se... un sacco di roba. Quindi in realtà io l'italiano forse è la parte più razionale, quella che dei pensieri.
Ultimamente sto facendo questi pensieri qua. Può forse darsi. Loro non erano neanche a corrente. Ma non glielo diciamo, no, lasciamo anche. Però sì, perché l'italiano mi permette di dire quello che penso. Di puntualizzare. Nel, di l'italiano puntualizzare, va bene per i notai, esatto. Infatti l'abbiamo inventato esatto. noi. L'inglese invece... Per insultare anche, una lingua molto efficace. Esatto. Le cose, four letter esatto. words, cioè sono parole corte. Sì. Quindi forse fino ad adesso ho cantato in inglese perché forse perché era più presente... in realtà un pochino più tua, si direbbe, come lingua dal punto di vista emozionale. Sì, esatto, esatto. When you follow the sound of mandolino, red wine, Pinocchio and Arlecchino, paint the walls of history. Oh, sole mio, and cry in Sicily. We dance the disco tarantella, in church we're singing a cappella. Fall in love too easily. When you're born and raised in Italy, good fella, you better listen to your mama bella. And remember, you should never tell her without being unkind what is really on your mind. That's a more loving mafia. Italiano, do you care at all Americano? This boot is made for walking too, but we'll never walk all over you. Is it true your Mr. Presidente gets paid in cheese and pasta lente? Sure, why not? Well, is that loud? Some say go now abroad and make us proud. When you have a different story written in your soul, if you sing volare, volare into the blue, close your eyes and enjoy the view. There's a clown, quiere di pagliaccio. Can you hear the beauty of his laughter? From the roof of Italy, he knows no shame, and that's enough for me. Good fella, you listen to your mama bella, and remember you should never tell her without being unkind what is really on your mind. That's a more loving mafia, good fella. You better listen to your mama bella, and remember you should never tell her without being unkind what is really on your mind. That's grazie. Che bello, c'è il pezzo 8 che è questo, però necessita un minimo di spiegazione. Vengo anch'io, no tu no, Enzo Iannacci, ma qui stiamo parlando dei primissimi anni 60, questo è quasi coevo con la morte di Fred Buscaglione. Guarda, questo brano qua è stato quando è partito, perché a noi serviva un brano un po' che rompesse un po' gli schemi, cioè nel senso un brano super allegro, con sonorità comunque estremamente diverse, ironico eccetera, al coro in italiano questo, tra l'altro al coro sì. E mi ricordo che quando abbiamo deciso di farlo, mi ricordo che ero sceso dal treno, stavo tornando a casa e mi è venuto in mente questo brano qua. Allora c'è proprio una datazione. Sì. Allora, ero appena uscito da Principe, la stazione Principe, e ho subito chiamato Francesca. Ho detto, guarda, ma senti, ma
vengo anch'io, no, tu no? E lei mi dice, ma lo sai che ci avevo appena pensato anch'io? Sì. Ho detto, no. Sì. Allora proviamo a farlo. Tum! Ho subito chiamato Egidio, no? Allora, perché poi ci abbiamo tutti questi giri. Egidio mi dice, cacchio, è proprio una bella idea. È una cosa, è una sfida questa però, perché comunque non abbiamo mai fatto una cosa così su Francesca. Quindi proviamo a fare questo esperimento e vediamo un po' se riusciamo a tirar fuori l'ironia che comunque lei ha, perché lei è comunque estremamente ironica come persona, eccetera. Però dal punto di vista artistico nei brani non era mai uscita fuori una cosa del genere. Sì, e poi va anche aggiunto che il brano originale godeva di quell'ambiente culturale, nasce è contestualizzatissimo, ecco, effettivamente era l'epoca del derby di Milano, sì, derby inteso come commedia, cabaret, no? Un gioco di commedia dell'arte, insomma, quindi Dario Fo, sì, sì, certo, c'era è davvero, il povero Beppe Viola all'epoca. È davvero un esempio importante di quel tipo di ironia, di quel tipo di modo di intendere, no? Perché comunque ci sono passaggi divertenti, passaggi anche molto amari. Nel come c'era sempre sotto Iannacci, esatto, comunque esatto. La malinconia c'era sempre. Iannacci ha fatto un sacco di cover dal Brasile, per esempio. Sì, Giovanni, sì. Telegrafista non è sua, un'altra di quelle cose così bella, ma è la sì, traduzione. Sì, sì. Da... E tra l'altro è stato uno dei brani per produrre il quale c'è stato un rapporto dialettico abbastanza importante con Paolo Iannacci, il certo, figlio. Che io un pochino già conoscevo per motivi diversi, anche... pianista, bravissimo, molto appassionato al jazz, insomma. E infatti da bravo musicista noi, come è successo in tutti i casi, abbiamo proposto gli arrangiamenti e i brani già in uno stadio avanzato di arrangiamento per far capire il mondo, e lui, rispetto agli altri che hanno quasi unilateralmente accettato e visto l'arrangiamento subito in maniera così totale, ha detto sì, il mondo mi piace, però ci sono alcune cose che mi lasciano un po' lì, e ha, diciamo, suggerito particolari. Beh, è una cosa buona comunque, voglio dire. Suggerito, ma devo dire nel modo in cui una persona suggerisce, non per imporre, ma per farti capire che ci tiene davvero tanto. E questa tra musicisti è sempre una cosa apprezzabile, perché comunque poi, fatte le dovute modifiche, è arrivato il suo sì, ma il sì di un collega bravissimo, un bravissimo musicista, che ti dice sì, certo, convinto. Vuol dire che non ha detto sì perché non aveva tempo, ha detto sì perché ha analizzato la cosa. E... tra l'altro anche qui... la versione originale era quasi per band Dixieland, no? Col trombone, esatto, swing, era una cosa... sì, con questo trombone, questa chitarra sotto quasi che era un rumore, un disturbo che si muoveva. E poi l'elemento molto diverso, il fatto che lui si desse botte e risposta da solo, certo. E noi invece qua abbiamo scelto di avere questo coro italiano, che però è talmente caratterizzante il Venga Anch'io, che è quasi un pezzo di orchestrazione, è giusto che sia in italiano, sì, secondo me, sì, perché assolutamente. Come fai a tradurre? Diventava no, ma poi cosa... il suono è molto rotolante, è bello, sì. Funziona bene. E anche in quello, infatti, lui inizialmente il coro non prevedeva anche la voce che io chiamo della vecchina. E invece, tra le varie idee, lui ha detto: no, il coro sì, è vero, però io vorrei ritrovare qualcosa anche degli armonici e la voce principale. Allora abbiamo provato varie soluzioni finché ci è venuto in mente la voce un po' che io chiamo della vecchina. Lei non voleva fare la voce della vecchina. Insomma, cioè, nel coro insomma, c'è anche la sua. Adesso devo risentire con più attenzione. E beh, mascherati. La voce della vecchina. Va bene. No, oh, what if everybody gathered and went to the zoo now? How the wild animals live and they're all doing fine. And then scream for help, the lion is running away now. Just hide and look from there, how things will unfold. Hey, go aquí. And knock, knock. Hey, go aquí. No, perché? What if everybody gathered and spring is upon us? With a man and let him ready to run on her hand. And to realize that it will only start raining. Just hide and look from there, how things will unfold. Ain't got to know. Ain't got to know. Ain't got to know. Ma perché? Perché no? Thank you.
hand in a place so full of pain and no space full of pain. Just start and look from there, things will unfold. Ain't no, do not. Ain't no, do not. Ain't no, do not. Ma perché? Perché no? E allora vengo. No, tu no. No, tu no. E no, tu no. Ma perché? Perché no? Sembra di essere stata chiara. What if everybody gathered and went to your funeral? We could look at everybody to see if they cry. We could also see if for them it's nothing but no more. Just try and look from the how things will unfold. And not to know. And not to know. And not to know. Ma perché? Perché no, 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 no. E allora vengo. And not to know. And not to know. And not to know. Ma perché? Perché no, no. E allora vengo. And not to know. And not to know. And not to know. No, no, non la faccio più questa canzone. Ma vengo. E no, tu no. 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 Ma perché, ma perché, ma perché, ma perché, ma perché, ma perché, ma perché. Perché no? Ma perché? Ho detto perché no! Ma perché? E allora io non lo voglio più. Ma basta. Perché no? Beh, siamo arrivati in realtà a quello con cui... con cui avevamo fatto, beh, che quello che fra l'altro spiega anche l'ambientazione, cioè, perché non siamo ovviamente nel salotto di casa nostra qui, magari, siamo dentro un salotto, così salotto leggermente no, spazioso, bello, l'avrete riconosciuto che questo è il Teatro Carlo Felice e con l'orchestra del Teatro Carlo Felice è stata registrata questa versione di Ma se che penso, quella torniamo all'inizio, quella e, è emozionante lavorare con una grande orchestra, perché è un po' il sogno, secondo me, è come quando venivano fuori i file, quelli cinematografari, no? I filmmaker degli anni 60, che avrebbero voluto fare i 10 comandamenti, ma non avevano i soldi, allora giravano con la macchina a mano, cioè, che bella scelta stilistica, no? È che non ho i soldi. Cioè, un'orchestra da 100 elementi deve essere il sogno di qualsiasi musicista, cioè dispongo di un'orchestra, no? Io fossi un musicista e caspita, no? Non succede tutti i giorni. Però che problema dà, che opportunità più che beh, problematiche, bisogna avere voglia di misurarsi, certo, e qua introduce Mauro che essendo di Genova ed essendo diciamo la primaria cerniera Allora è stato lavorare con una grande orchestra è una cosa meravigliosa per qualsiasi musicista, sì, questa è la tavolozza più grande, sì, del mondo, no? C'è, no, tutto, però attenzione, però c'è orchestra, abbiamo lavorato anche con altre orchestre e questa è un'orchestra, orchestra, un po' più orchestra. Duttile, questa. No, cioè non è facile, a parte il Masseghe, allora, perché quando abbiamo registrato questa versione qua, bisogna essere sinceri, l'abbiamo registrata e contemporaneamente abbiamo fatto anche videoclip, quindi certo, c'è stata una grossissima problematica, ovviamente i tempi sono quelli che sono per di realizzazione, quindi abbiamo fatto sì la registrazione audio sia quella video, quindi bisognava stare attenti a un mucchio di cose. E devo essere sincero, io me la sono goduta non più di tanto, ecco. Non c'è stato, no, non c'è stato tempo comunque di mettere a posto certe cose, cioè abbiamo badato al sodo, ecco. Mentre nella registrazione invece che abbiamo fatto, il concerto che abbiamo fatto al concerto aperitivo di domenica 7, invece lì è venuta fuori veramente la vera orchestra. Non c'erano i fiati, erano soltanto gli archi, però comunque l'orchestra è l'orchestra, ecco. Una duttilità, una prontezza di riflessi, una capacità di capire il genere e di entrarci dentro praticamente immediata. Io non te l'aspettavo. No, devo essere sincero, non me l'aspettavo. Beh, una delle spiegazioni... Non me l'aspettavo. Beh, una delle spiegazioni è che sono molto bravi. Essendo una fondazione sono arrivati tutti per concorso, proprio nella musica i raccomandati non ci possono essere perché te ne accorgi se uno è scarso, cioè comanda le orecchie, no, nella musica. Due... è un'orchestra lirico-sinfonica, per cui sono abituati a fare
l'opera dell'Ottocento, quella del Novecento spaziano da Puccini a Britten alle parti sinfoniche. Hai ragione, però l'adultità però in quell'ambito lì. Qui stai facendo del pop. Qui sono usciti, che ci sono delle regole che non è detto che siano le stesse. Esatto, ma proprio non lo sono. Anzi, cioè proprio la maniera di stare sul tempo. Certo, sono veramente loro al differenti. Massimo anni rubati e ritardati, non esistono. Qui invece ci può essere una cosa diversa. Lì proprio sono stati io al mattino quando abbiamo fatto le prove loro non erano a fare delle registrazioni, quindi non potevano esserci, e c'ero soltanto io. Sono stati sono rimasto veramente allibito, cioè gli dice una cosa e loro al volo. Io non credo, perché è una questione di testa lì. Sono sicuro che adesso non voglio che una grossissima, che ne so, l'orchestra della Scala, mi invento, i Berliner, ecco. Sono tutte persone, ovviamente, dal punto di vista tecnico e di preparazione. Suppongo ineccepibili. Ma pure le riserve. Però bisogna vedere se mentalmente sono così duttili da capire come va suonata una certa cosa. E loro l'hanno capita. Orchestra intelligente e rocchettata. Esatto. Cioè, chiamiamo le cose diciamo con il loro nome. Questo, ma è che è un complimento. Un complimento. Questa, sono rock and roll. Lo sanno, sono amici. Quindi, magari non tutte 100, ma la maggior parte. E si finisce poi, il disco si riconclude con la versione acustica. Adesso una domanda che mi viene, così per... quando uno finisce un lavoro di questo tipo, cioè questo è il lavoro finito, poi è l'inizio del lavoro in realtà, perché adesso la cosa interessante, cioè la musica è l'unica arte, dopo che, da quando esistono i sistemi riproduttivi no, ma una volta la musica esisteva solo contemporaneamente all'esecuzione, no, io cantavo e se non avevo nessuno davanti nessuno sentiva, per cui poi da quando hanno inventato per fortuna i sistemi di riproduzione, la radio, uno canta in un certo momento e poi si può sentire anche dopo. A questo punto bisogna portarla al pubblico, è il momento per farla sentire. Che cosa succede ai discografici, quando ai produttori, quando questo figlio che è il disco deve cominciare a camminare con le sue gambe? È tutto molto complicato. È tutto molto, molto complicato, perché oggi è in dubbio con quello che dico, non vuole essere né una critica né un avallo, ma una presa di coscienza, un po' tutta la proposta della musica passa attraverso canali molto codificati. Il disco è diventato quasi un tradizionale dantan, se vogliamo, esatto. Perché ora esistono e quindi tante. Riuscire a promuovere un artista nuovo, un progetto nuovo, parallelamente o alternativamente a questi canali codificati, è estremamente complesso. Perché, come dire, riuscire ad accedere ai giusti canali per pubblicizzarlo, per farlo conoscere. Noi abbiamo fatto un po' una scelta di campo, che può essere criticabile o no, ma che abbiamo sposato, correggetemi se non siete d'accordo con me, cioè il fatto di andarla a fare sentire dal vero. Cioè, certo. Cerchiamo in tutti i modi di far sì proprio che poi come, la musica è quella, ecco, dal bravissimo, vivo, proprio come l'artista è maturata nello studio e nel lavoro deciso, costante, ma comunque nei tempi che richiede per avere un proprio stile, una propria identità, così attraverso i live noi facciamo di tutto per far capire che appunto questo progetto è un progetto consistente, che vive del lavoro della musica, dell'artista, degli arrangiamenti e, devo dire, aggiungo, dei molti colleghi musicisti di altissimo livello con cui spesso lavoriamo, che ci accompagnano, che prestano la loro opera, a volte anche non con i cachet a cui sono abituati, ma perché chiaramente noi tante volte, dovendo andare a proporre questo progetto in vari ambiti, non siamo ancora una produzione che ha grossissimi budget a disposizione. Sposando l'idea e il progetto, tanti colleghi davvero molto bravi, e che in questa sede noi ringraziamo, si mettono a disposizione per lavorare con noi. Questo è di nuovo un elemento di cui noi siamo molto contenti, perché quando un collega sposa un progetto non guardando come primaria problematica quella economica o dei possibili sviluppi, ma perché si appassiona a quello che fai, perché poi uno ci crede, perché ci crede, bravissimo, è il termine giusto, perché ci crede,
ti fa ancora di più crescere la volontà di combattere per far sì di arrivare, insomma, con questo progetto. Mi sembra il meccanismo giusto. Un minuto per dire una cosa finale. La facciamo dire a Francesca. La facciamo dire. Sì, chiudiamo. Chiudiamo. Smarca. Ah, no, no, allora facciamo il giro. Tu un minuto. Se facciamo il giro, facciamo il giro. Li avevamo. Se facciamo il giro, no. Facciamo il giro. No, un minuto, no, niente. Per dire che questo qui è un progetto transitorio, nel senso che comunque il focus non è quello sulle cover. Certo. Il nostro focus è quello di scrivere come nel disco precedente, esatto. Questa qui è una cosa che è venuta fuori, come ha raccontato prima Francesca, quasi per gioco. Il nostro focus è quello sui brani originali, quindi il nostro spettacolo comunque, oltre alle cover, proponiamo tutti i nostri, certo, brani originali, e noi stiamo andando avanti perché riteniamo di essere delle persone che hanno delle cose da dire. Possono piacere oppure gioco no. Musicale, ecco, questo è un gioco dove sono venute fuori esperienze nuove, è stato molto divertente. Il nostro focus però è quello di andare avanti e presentare tutte la miriade di pezzi che abbiamo nel cassetto su cui stiamo lavorando. È la migliore tradizione, sì, certo, quando certo. È morto Donizetti gli hanno trovato, aveva fatto 70 opere, ne aveva altrettante nei cassetti. Sì, quindi sì. Ma sì, per me questo disco in realtà, proprio a livello di percorso artistico e anche di ricerca di stile, di identità, che comunque è una cosa che io ho vissuto tanto, cioè io ho iniziato che non sapevo neanche come mi chiamavo. No. Questo anche adesso, anche adesso ho qualche problema. Dubbio. Però sì, questo disco è un momento in cui io in realtà ho messo a fuoco delle cose che secondo me saranno fondamentali per andare avanti e fare anche nuova musica originale, ma per me è stato un passaggio fondamentale. Beh, se io ci aggiungo una cosa di mia, a me questo disco piace, però questo non, come diceva Totò, voi non lo so, a me piace, ecco, lascia così. Beh, grazie a tutti e tre, è stato veramente un piacere. Grazie, sono molto grazie. Grato. Grazie. Un applauso all'orchestra di Carlo Felice. Grazie mille. Grazie. È stato un onore per me essere accompagnata, non mi era mai successa una cosa del genere. È stato molto bello per me, una bellissima esperienza, grazie mille. Alla chitarra Egidio Perduca, al basso Mauro Isetti, alle percussioni Paolo Facchi, grazie mille. Volevo ringraziare il Teatro Carlo Felice, il sovrintendente e il direttore artistico, grazie mille a tutti per essere venuti, grazie. Facciamo ancora una. Don't want to hear the song they play, that song.
the only one who knows how to console me. If you could hear me, you hurry near me, bringing me all the love I need to really cheer me. What good is moon light up above me? Now it's no one here to love me. Don't want the moonlight, just want your love light. Grazie.